Efesini 5 dal versetto 18. Inizia con: non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza. Ora il versetto che ci interessa, la parte B dice: ma siate ricolmi di spirito. Alleluia. Noi in questa sera vogliamo parlare riguardo ad essere ricolmi dello spirito. Dobbiamo imparare a riconoscere questi segnali del nostro spirito. Come riconosciamo la fame e il freddo per poter agire di conseguenza. Noi vogliamo parlare in una maniera, iniziando con la parte negativa, perché anche il nostro spirito può essere influenzato in una maniera negativa, come se fosse avvelenato. Questo può accadere a causa di situazioni negative che ci fanno sentire depressi, pesanti. Potrebbe essere anche un metodo, una forza del nemico. Il nemico che potrebbe essere considerato come le nostre paure, le nostre insicurezze e le negatività. Cerca l'avversario di indebolirci dall'interno, come ho detto, con le paure, le insicurezze, con le negatività, sfruttando queste sensazioni negative per affliggerci e renderci vulnerabili. Non dobbiamo, fratelli cari e sorelle, accettare passivamente le emozioni negative come se venissero dal Signore, ma dobbiamo invece interrogarci la loro origine. Bisogna essere consapevoli e analizzare attentamente i nostri pensieri e le nostre emozioni. Dobbiamo essere attenti, costantemente esaminare le nostre emozioni, i nostri pensieri, per vedere da dove provengono, se da una fonte positiva o negativa. A volte l'avversario dell'anima nostra, Satana, cerca di rendere il nostro spirito uno spirito duro, egoista, indifferente. E così facendo noi ci allontaniamo da Dio e naturalmente anche dagli altri. In questo stato diventiamo incapace di amare e di aiutare gli altri. Perché? Perché il nostro cuore è diventato egoista e duro e perciò inefficiente per l'opera di Dio. Un altro veleno che Satana usa è il risentimento. La mancanza di perdono, questo è dannoso per la nostra vita spirituale e può portare ad allontanarci da Dio e anche dal nostro prossimo, dai nostri cari fratelli e sorelle, dagli altri. Potremmo pensare che il risentimento sia semplicemente la nostra incapacità di perdonare, ma dobbiamo stare attenti. Potrebbe essere Satana che cerca di impedirci di vivere in pace e in comunione con gli altri. Perciò è fondamentale imparare a riconoscere i messaggi che ci manda il nostro spirito. Spesso non ne comprendiamo il linguaggio e trascuriamo le sue esigenze. Ma la chiave è l'intuizione e la consapevolezza. Dobbiamo imparare a riconoscere i movimenti del nostro spirito, ad agire in sintonia con esso e a lasciarci guidare dallo Spirito Santo. E la chiave, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo è la chiave per una vita spirituale piena e appagata. È fondamentale essere consapevoli di questo, di ciò che accade nel nostro spirito, mantenendolo libero e leggero. Se sentiamo un peso, un'oppressione inspiegabile, è un segno che qualcosa dentro di noi deve essere curato. Un cuore chiuso all'amore
e all'inclusione di tutti è un segno di un avvelenamento spirituale. Poi ci mette anche l'orgoglio, anche questo è un veleno potente. Satana può instillare orgoglio nel nostro spirito, facendoci credere di essere autonomi, indispensabili. L'orgoglio precede la caduta, ci dice un proverbio. Un atteggiamento di superiorità può portarci al fallimento. Parlando di questi veleni spirituali, possono portare una vita di carne, cioè carnale, a peccati se non vengono da noi contrastati. Dobbiamo essere consapevoli di ciò che accade nel nostro spirito, perché Satana lo manipola spesso senza che ce ne rendiamo conto. Il tono duro, per dare un esempio, tagliente, offensivo, non proviene dallo Spirito Santo, ma è un segnale di un avvelenamento spirituale. Bisogna stare attenti al modo in cui parliamo e agiamo, perché le parole possono rivelare uno spirito non sano. Anche se le parole che diciamo sono vere, dobbiamo prestare attenzione al tono con cui le pronunciamo, un tono critico, accusatorio o aggressivo rivela un atteggiamento sbagliato che ci allontana da Dio, da un comportamento positivo. Anche se diamo l'impressione di essere buoni, di aiutare gli altri, dobbiamo esaminare il nostro spirito interiore. Può esserci un'intenzione nascosta, una riluttanza o una lamentela che mina le nostre azioni. E abbiamo sentito martedì che abbiamo parlato del popolo di Israele che si lamentò e il Signore mandò i serpenti, vi ricordate? Dobbiamo sforzarci di mantenere un cuore pulito, puro, un atteggiamento gentile e positivo. Quando il nostro spirito viene contaminato da sentimenti negativi, come la critica, l'ira, subiamo un avvelenamento. Ecco perché oggi sta andando così di moda, o la voce, non c'è bisogno dei giornali, oggi si dà voce e la voce corre velocemente, la gente non fa altro che essere avvelenato con il mormorio, le chiacchiere o la calunnia e altre cose. L'avversario dell'anima nostra ha trovato il sistema per indebolire la Chiesa all'interno, facendo vedere solamente le debolezze dell'essere umano. E allora dobbiamo resistere al nemico e alle sue tentazioni. La fede è uno scudo che ci protegge, un muro contro i suoi attacchi. Perciò dobbiamo crescere, abbondare, fortificarci nella fede. Se cadiamo sotto l'influenza del nemico, subiamo delle ferite spirituali. Dobbiamo liberarci immediatamente da esse, rifiutando tutto ciò che è negativo e cercando la purificazione attraverso quella chiave che il Signore ci ha dato, la preghiera. Notiamo l'importanza di purificare il nostro spirito e di difenderci dai mali con la fede e con un cuore positivo. Vogliamo parlare ora della depressione spirituale. La depressione spirituale è un'esperienza comune, spesso causata da una eccessiva concentrazione su se stessi o da un'influenza negativa che ci allontana da Dio. Per superare questa depressione è necessario cercare un rinnovamento spirituale, chiedere a Dio di riempire le nostre debolezze con la sua forza e con la sua pace. Il peccato non si limita alle azioni esterne, ma può nascondersi anche nel nostro cuore.
sotto forma di giudizi, lamentele o cattive intenzioni. E io voglio parlare di Matteo 15:19, dove il Signore ci parla del cuore dell'uomo, dove quello che esce contamina e non era quello che entrava, parlando del cibo. Noi a volte non facciamo caso dove parla il Signore Gesù dei pensieri malvagi, false testimonianze e diffamazioni. Invece noi vediamo con frequenza quei peccati che li voglio chiamare grossolani: omicidio, adulterio, fornicazione, furti. Ma in realtà il Signore li mette tutti insieme, perché tutti quanti, il salario del peccato produce la morte. Dobbiamo avere un cuore puro, pieno d'amore e un atteggiamento gentile, positivo, perché questo è ciò che Dio desidera dalla Chiesa. Il nemico cerca di avvelenare il nostro spirito con pensieri e atteggiamenti negativi. Dobbiamo riconoscere questi veleni e purificarci. Dobbiamo resistere alle tentazioni del nemico e chiederci che il Signore ci fortifica nella fede, come prendendo questa fede come un difenderci, perché è uno scudo la fede contro questi attacchi. Dobbiamo essere prontamente disposti a correggere i nostri errori e purificare il nostro spirito. Chi è che non si vuole correggere? Quello che, avendo uno spirito orgoglioso, si sente a posto davanti a Dio, davanti agli uomini e con se stesso, mentre invece il suo spirito sta bussando e dire: guarda che c'è qualcosa che non va, c'è qualche veleno nel tuo cuore. Dobbiamo imparare, fratelli e sorelle, a mantenere uno spirito calmo e gentile, sapendo riconoscere i nostri errori principalmente e rimediare a loro. Notiamo che è importante avere un cuore pulito e difendersi dai nemici, che naturalmente questi nemici spirituali sono tanti. Come possiamo difenderci? Con la fede e mantenendo uno spirito positivo e gentile. Gloria a Dio. Noi dobbiamo usare la nostra fede come uno scudo, come ho detto poco fa, per respingere questi dardi infuocati del nemico, cercando la causa del danno e purificandoci attraverso l'unica chiave che abbiamo a nostra disposizione, è la preghiera. E perciò la depressione spirituale è una trappola frequente, spesso causata da un eccesso di attenzione su noi stessi. Stiamo guardando troppo noi stessi, o da un'intesa vita emotiva che non è stata pienamente trasformata da Dio. Quando noi guardiamo troppo noi stessi, dobbiamo stare attenti, perché la nostra vita non è pienamente stata trasformata dal nostro Signore. Quando ci concentriamo troppo su noi stessi e perciò parliamo dell'anima invece che su Dio, perdiamo la connessione con la sua forza. E possiamo iniziare a vivere un mondo di sensazioni e fantasie che ci allontanano da questa realtà spirituale. E io oggi posso parlare che abbiamo molto, sta andando molto avanti in voga il neopentecostalismo. Noi siamo passati da pentecostali ieri, tutti quelli che hanno conosciuto quel sistema di essere ripieni di Spirito Santo, ma oggi questo neopentecostalismo ci sta portando ad ricercare continuamente sensazioni, fantasie, e ci sta allontanando dalla realtà spirituale. Il nemico può usare sensazioni fisiche o esperienze mentali strane per indurci a pensare che sono e siano segni da parte di Dio. Dobbiamo stare attenti a non cadere in questa trappola.
E sapete come vengono chiamate tutti quelli che stanno andando dietro alle sensazioni? Sincretismo religioso. Oggi questo sincretismo religioso si mostra con l'acqua che viene dal Giordano, con la sabbia che viene dal deserto, o con il panno unto, con il mantello dell'unzione e tante altre cose che si abbinano, o ancora al neopentecostale che sta cercando di vivere di emozioni, di sensazioni. Ma noi dobbiamo invece avere una profonda, fratelli e sorelle, una profonda connessione con Dio. Come? Attraverso la preghiera, la meditazione della parola, la fede per non cadere in queste trappole dalla depressione di una vita basata solo su sensazioni. Oggi sta andando molto in voga la battaglia spirituale e mistica. Ci sono persone, ci sono fratelli che vedono demoni in tutto, in ogni cosa. Ci sono di quelli che girano mettendo paletti per cercare di guadagnare, paletti con delle immagini, per guadagnare territorio dalla mappatura territoriale. Invece di predicare il Vangelo pensano che per liberare una zona, una mappatura di un posto, devono soltanto mettere paletti. Noi non dobbiamo mettere paletti, noi dobbiamo predicare il Vangelo del nostro Signore in ogni occasione, in ogni opportunità, dove siamo, non soltanto quando siamo qui in questo luogo, ma qualsiasi posto dove siamo è un'opportunità per parlare della grazia, della misericordia di Dio. Questo fa sì che la gente venga trasformata dalla parola di Dio e ricerca il timore del Signore. Noi dobbiamo cercare la connessione con Cristo, iniziando da noi stessi principalmente. La connessione, ora vorrei dire qualcosa, perché a volte noi guardiamo più noi stessi invece di riguardare la connessione spirituale. Pensiamo che questa connessione con Cristo è nella nostra persona, dentro di noi, ma in realtà questa connessione con Cristo è nella posizione celeste, cioè attraverso lo Spirito Santo. Noi abbiamo connessione con Cristo attraverso lo Spirito Santo. Il nemico tenta di allontanarci dalla vera spiritualità attraverso le sensazioni e le esperienze fisiche, facendoci credere che siano segni di Dio. E io ora voglio parlare un attimo delle profezie. Oggi esistono le profezie a gettoni. Io mi ricordo, parlando di me, dove sono cresciuto tra virgolette, dove sono stato all'inizio della mia infanzia evangelica, dove bastava mettersi in ginocchio e subito c'era a gettone, subito una profezia di qua, una profezia di là. E quando noi non sentivamo le profezie, andavamo a casa tristi, perché Dio, tra virgolette, Dio non ci ha parlato. Attenzione, dice la parola del Signore che chi profetizza deve aspettarsi un giudizio degli altri, perché due o tre profetizzano e gli altri giudicano. E invece per noi era scontato, quello era il messaggio di Dio. Niente di peggio di portare il popolo del Signore, togliendo gli idoli che si vedono, agli idoli che noi non pensavamo di avere riguardo alle profezie e a colui che profetizzava. Ora per noi è importante, dice la scrittura, che non bisogna disprezzare le profezie, è vero, ma dobbiamo giudicare, dobbiamo noi riguardare, e riguardo alla profezia, così proseguo con lo studio di essere ricolmi di Spirito Santo, riguardo alla profezia,
San Pietro scrive nella sua seconda epistola, l'apostolo Pietro scrive, dove dice al capitolo 1 versetto 19 che la parola scritta è più ferma. Noi dobbiamo andare a quello che è scritto nella parola di Dio e non divagare con le profezie. Allora, noi quando ci basiamo più a questa cosa, alle esperienze fisiche, a questi segni di Dio, entriamo in una forma di depressione. L'anima prende il sopravvento. Mi ricordo che io dicevo come gli altri in quella comunità, il Signore stasera non ci ha parlato. Mentre si era ascoltato lo studio biblico della parola di Dio, lì il Signore parlava, ma se non c'era l'aggiunta della profezia, come ho detto prima, la profezia a gettoni, e povere quelle comunità che ancora sono soggiocate da questo spirito che porta le più a vivere per l'emozione e non per la trasformazione che reca solo la parola di Dio per la potenza dello Spirito Santo. E perciò queste persone vanno secondo il sentimento dell'anima che prende il sopravvento e crea confusione, depressione e sensi di colpa. Dobbiamo rifiutare ogni tipo di esperienza che eccessivamente stimola i sensi fisici e emotivi, perché questo può essere un inganno del nemico. Lo spirito deve essere in movimento, libero, in comunicazione con Dio, in grado di agire nel mondo, parlare di quest'amore del Signore, essere liberi o di esprimere la grazia che il Signore ci ha dato. Vi sono molti oggi che hanno quell'attitudine a proposito di essere liberi, ma non lo sono. Dicono che sono liberi nella comunità, ma non possono andare a trovare altri fratelli nelle altre comunità, se no saranno presi in considerazione, puniti o chissà che cosa, perché hanno disonorato alla voce del pastore, tra virgolette. Queste cose fanno male perché ci stanno facendo camminare più per l'anima che per lo spirito, perché il Signore ama veramente che la Chiesa deve essere veramente in questa forma guidata dallo Spirito Santo, che ci fa essere leggeri nel nostro modo di vivere, non appesantiti, non con questa depressione che blocca il flusso nella vita del credente o dello Spirito Santo. La pesantezza nello spirito può essere causata dal nemico, mentre la vera missione viene da Dio e ci guida ad agire con amore e fede. Notiamo l'importanza di rimanere connessi con il Signore, con Cristo e con il suo Santo Spirito, di evitare di essere ingannati dalle sensazioni del nostro corpo e di coltivare una vita spirituale attiva e in movimento. Dobbiamo distinguere tra una vera missione che viene da Dio e invece da un peso spirituale che ci opprime, che potrebbe provenire dal nemico, e a volte noi non discerniamo, non comprendiamo. Una missione data da Dio non ci impedisce di pregare. Tutte quelle missioni che vengono dal Signore ti portano a pregare, mentre il peso spirituale ci toglie la libertà di rivolgerci a Dio. Il peso spirituale non scompare senza una lotta, una preghiera intensa. Chi si trova in questa situazione ha questo combattimento, deve pregare intensamente, mentre la missione che ti viene offerta dal Signore diventa sempre più leggera quando noi preghiamo, sentiamo questa pace interiore nel nostro cuore. Invece il peso spirituale ci opprime in segreto, mentre la vera missione viene da Dio e ci porta gioia e collaborazione con Lui. Solo uno spirito libero e non appesantito riesce a recepire la missione che viene da Dio e ad agire conformemente con essa. Invece uno spirito oppresso perde chiarezza mentale, la sua capacità di agire,
rendendo difficile portare a termine la missione di Dio. Allora noi notiamo l'importanza di mantenere questo spirito libero dalle oppressioni dell'avversario, per poter ricevere e portare a termine quella missione che Dio ci ha affidato o ci affida. Dobbiamo cercare di capire questa missione di Dio che ci ha affidato attraverso la preghiera, la riflessione, perché spesso la vera missione è semplicemente quello di pregare con intensità. Quando Dio ci affida una missione spirituale, ci dona un senso di responsabilità e un'urgenza interiore che ci spingono ad agire e a pregare con tutto il nostro essere, senza stancarsi. La profonda connessione con Dio durante la preghiera ci permette di scaricare i pesi e di trovare sollievo, chiarezza nella missione che ci è stata. Non so se hai mai fatto, fratello, sorella, quell'esperienza di metterti in ginocchio e di passare tutta la notte in comunione col Signore. È una cosa meravigliosa perché, come ho detto poco fa, quando stai alla sua dolce e magnifica presenza, ogni peso si scarica. Ma non stai tutta la notte a pregare perché vuoi questo, vuoi quello, Signore, ti ho chiesto la villa, ti ho chiesto quella bellissima macchina, la voglio io, Signore, ti chiedo quel grande lavoro, no, ma quella meravigliosa connessione col Signore. Non per chiedere, ma per adorarlo, per glorificarlo, per innalzarlo, per stare in armonia con Lui. Invece noi a volte ci stiamo sopraccaricando, e allora bisogna evitare di accumulare troppo missioni senza dedicare del tempo a ciascuno di esse. Alla missione che il Signore ci dà dobbiamo impegnarci per quello che ci permette di fare, e invece a volte ci sentiamo come sovraccaricati. E anche la preghiera può diventare un peso. Invece noi dobbiamo perseverare nella preghiera, che ci porta un profondo cambiamento, non soltanto in una maniera interiore, ma sentiremo quell'amen dentro di noi, perché il nostro spirito con lo spirito del Signore c'è una meravigliosa comunione. Alleluia. Io noto pure che anche quando c'è questa meravigliosa comunione, l'agitarsi dei nostri animaletti che abbiamo, incominciano invece pure loro ad essere sereni lì e pregano con noi. Li vediamo lì che pregano. Gloria al Signore! Quale meravigliosa opera il Signore fa nella casa quando si cerca il Signore con tutto il cuore. Ma non dobbiamo appesantire il nostro spirito, anzi, quando siamo alla presenza del Signore troviamo pace. C'è pace alla presenza del Signore, perciò dobbiamo dedicarci intensamente a pregare. Se non l'hai mai fatto o non l'hai visto sotto questa prospettiva, non per chiedere, ma per adorare Dio per quello che Egli è, non per quello che fa nella nostra vita. Alleluia. Noi comprenderemo che la missione che il Signore ci ha dato e abbiamo ricevuto, quel peso, incomincerà, scomparirà completamente. Ora notiamo l'importanza della preghiera costante e intensa. Non oggi prego, domani no, a singhiozzo, oggi mi va, domani non mi va. Ma dobbiamo intensamente pregare. In questi giorni abbiamo sentito la nostra cara missionaria che ha parlato di pregare senza stancarci. La settimana scorsa, dobbiamo continuamente pregare senza stancarci, vedendo quella vedova che aveva a che fare con quel giudice. Ora per noi è importante avere questa realtà spirituale. Noi dobbiamo essere costanti nella nostra preghiera. Dobbiamo comprendere e portare a termine quelle missioni spirituali che vengono affidate da parte del Signore. La preghiera non è solo un dovere, ma è un'esperienza, di questo sto parlando, potente, che ci porta gioia, pace e rinnovamento spirituale. Gloria a Dio.
Anche quando sentiamo che abbiamo fatto abbastanza o che il peso si è alleggerito, la preghiera non è finita. Il vero lavoro spirituale inizia quando noi perseveriamo, quando siamo in questa attitudine. Il lavoro vero sta per iniziare, gloria a Dio. Anche quando le tentazioni di smettere è forte, noi dobbiamo proseguire in questa attitudine, perché il lavoro grande del Signore sta arrivando. E il Signore dice: guardate, oh, quanto è bianca la mensa, pregate, oh, affinché ci siano operai in questa mensa, queste messe. Noi dobbiamo pregare perché Dio operi continuamente, principalmente nella nostra vita spirituale. La missione che Dio ci affida, è importante saperlo, non è profana, ma è sacra. Dio ci ha dato questa missione sacra. Non possiamo permetterci di trascurarla o interrompere la preghiera per altri impegni. Gloria al Signore, dobbiamo perseverare nella preghiera, continuare. Diventiamo spiritualmente più forti, più capaci ad affrontare le sfide e di rimanere connessi col nostro Signore. Perciò dobbiamo avere questo allineamento con Dio. Nella preghiera profonda la nostra volontà si allinea con la sua e riceviamo la forza di Dio per affrontare qualsiasi sfida. Notiamo l'importanza della perseveranza e della dedizione nella preghiera, che ci porta a un profondo rinnovamento spirituale, alla forza, alla comprensione con la volontà divina. Perciò dobbiamo continuare a fare del nostro meglio, sapendo che Dio ci guiderà e ci rinforza. La fede è un viaggio, fratelli e sorelle, non è una meta immediata. La fede sono già subito arrivato, no, ma il viaggio è lungo. E perciò di questo vero lavoro spirituale, il vero lavoro spirituale non sempre porta gioia immediata, a volte comporta un peso, come abbiamo detto in altri momenti poco fa. Richiede che moriamo al nostro ego, dedicandoci alla volontà di Dio. I credenti che sono veramente impegnati con Dio spesso affrontano battaglie interne. Queste lotte non sono un segno di debolezza, ma è di impegno, collaborazione abbiamo con Dio. Perciò dobbiamo imparare a cooperare con Dio, seguendo le sue indicazioni, attraverso la preghiera, obbedendo alla sua chiamata. Ecco, quando Dio disse: chi manderò, chi andrà per noi? Ecco, Isaia disse: Signore, manda me. E il Signore parlò al cuore di Isaia, affinché sapesse qual era la volontà. E così anche noi, quando sentiamo che il Signore vuol fare qualcosa, noi dobbiamo dire: manda me, Signore. Poi, a proposito degli alti e bassi, possiamo dire che è normale nella nostra vita spirituale. Ciò non significa che siamo meno spirituali se a volte abbiamo avuto qualche abbassamento di tono. Anche dopo una battaglia o quando ci sentiamo indeboliti, possiamo sperimentare una rinascita spirituale e trovare la nostra forza in chi? In Dio. Notiamo che la vita spirituale è un percorso impegnativo, che comporta lotte, ma che attraverso la preghiera e la fedeltà di Dio possiamo trovare forza, guida e rinnovamento. Il declino spirituale, voglio parlare di questa realtà perché a volte non ci abbiamo mai fatto caso. Il declino spirituale non viene all'improvviso, ma è gradualmente. È come una marea che si ritira. Perdiamo la gioia, prima perdiamo la gioia, la pace, la connessione con Dio che una volta sentivamo. La vita di Dio dentro di noi non si affievolisce come la marea, è come un fiume che scorre eternamente. Sentiamo un declino perché qualcosa sta bloccando il flusso della vita di Dio dentro di noi.
Dobbiamo perciò identificare, fratelli e sorelle, e rimuovere questi ostacoli che impediscono il flusso della vita spirituale, come se stessimo sgombrando il letto di un fiume, togliendo le cose. Il problema non è che la vita di Dio in noi sia affievolita, ma che non sappiamo come cooperare con Lui per farla scorrere liberamente. Non dobbiamo cedere perciò alla paura, all'autocondanna, dobbiamo ricordare che la vita di Dio in noi è eterna e non si indebolisce mai. La verità di Dio ci incoraggia a riconoscere gli ostacoli che bloccano questo flusso della vita spirituale. Dobbiamo rimuoverli e cooperare con Dio per ritrovare questa pienezza della sua presenza nella nostra vita. Dobbiamo andare a vedere che cosa ha istruito questa vena nella nostra vita che fluisce come della vita. Cosa è questo ostacolo? E cercare di intervenire. Qualcuno direbbe colesterolo. Ma è il peccato, è il dubbio, l'iniquità che si stava più entrando pian piano, perciò dobbiamo guardare attentamente in noi e vedere se ci sono delle fessure e il diavolo sta entrando. Dobbiamo stare attenti alle crepe. Basta che tu dai un pochino ed egli si prende non soltanto il tuo dito, ma la tua mano, il tuo braccio e tutto il tuo corpo. Dobbiamo perciò agire per stabilire questa connessione con Dio. Potrebbe essere che questo calo, potrebbe essere che qualcosa nel nostro ambiente, nel nostro cuore, o le nostre decisioni che stiamo facendo, dobbiamo essere diligenti di vedere questo ostacolo e cercare di muovere. La vita spirituale non si mantiene da sola. Dobbiamo essere attenti a prenderci cura della nostra relazione con Dio attraverso, come ho detto prima, la preghiera, la meditazione della parola e l'introspezione, cioè esaminare noi stessi. La nostra relazione con Dio è come una luce che illumina tutto il nostro spirito, ma quando la perdiamo, questa connessione, ci troviamo dove? Nell'oscurità. Non dobbiamo lasciare che le situazioni quotidiane, come lo stress, la stanchezza, ci allontanano da Dio. Quando sentiamo che il nostro spirito è debole, non dobbiamo ignorare questa sensazione. È un segnale di allarme, perché noi possiamo agire spiritualmente. La mancanza di forza spirituale ci rende vulnerabili agli attacchi del nemico. Perciò dobbiamo agire per rafforzare la nostra connessione con Dio. La parola di Dio ci incoraggia ad essere consapevoli del nostro cammino spirituale e agire subito per riparare gli eventuali questi danni e coltivare una relazione profonda con Dio per resistere all'attacco che il nemico continuamente fa nei nostri confronti. Quando ti senti spiritualmente debole, non restare passivo. Agisci subito cercando forza di Dio, sempre, esclusivamente attraverso la preghiera e la riflessione. La nostra battaglia non è contro le persone. Molti ancora pensano che sempre abbiamo da combattere con le persone, ma è contro le forze spirituali del male che cercano di farci del male. Quando ti senti, fratello, sorella, debole, esamina il tuo cuore, le tue azioni per identificare eventuali punti deboli che potrebbero permettere al nemico di entrare nella tua vita.
Dobbiamo correggere immediatamente qualsiasi comportamento o relazione che possa aprirci al male. In poche parole, dobbiamo rimanere vigili e resistere al diavolo, come dice la Scrittura. Resistetegli ed egli fuggirà da voi. Con l'autorità che ci è stata data da Dio, insistiamo. Perciò dobbiamo confessare le nostre debolezze a Dio e pregare perché Dio ci dia la forza. Oh, la preghiera è la nostra arma più potente che il Signore ci ha dato contro il male. Noi non siamo soli. Quando ti senti sopraffatto da questa difficoltà, voglio dirti, fratello e sorella, ricordati, non siamo soli, non sei solo. Dio ti sostiene, ti fornisce la forza di superare le prove. Confidando in Dio troverai la forza per andare avanti, anche quando non vedi una via di uscita. Oh, dobbiamo confessare le nostre debolezze e le nostre lotte a Dio. Non è un segno della nostra debolezza, ma una dimostrazione della nostra fede, nella sua potenza e nel suo amore ogni volta che confidiamo col Signore. Cerchiamo di affrontare attivamente la debolezza spirituale e avere fede nella potenza di Dio e agire con discernimento per proteggerci dal nemico. Trovare forza nella preghiera, nella confessione delle nostre debolezze. Confessione e forza. Noi dobbiamo confessare le nostre debolezze a Dio con sincerità e umiltà. Apriamo la porta del nostro cuore alla sua forza che va oltre le nostre capacità. La preghiera non è un semplice rituale. Molti pensano che quando si mettono in ginocchio devono dire gloria a Dio, alleluia, alleluia, gloria a Dio, gloria a Dio, alleluia, alleluia, gloria a Dio, alleluia, alleluia, alleluia. Non è un rituale, è una comunione meravigliosa che noi abbiamo col Signore, è una connessione viva con Dio che porta la pace. Ti metti in ginocchio, sei agitato, sei agitata, ma quando apri il tuo spirito alla presenza del Signore, il tuo cuore davanti a Dio, questa reca nel nome di Gesù, perché il sangue di Gesù Cristo ci purifica di ogni peccato, reca dentro di noi pace, gloria al Signore, chiarezza, forza nei momenti difficili. Attraverso la preghiera, come ho detto poco fa, noi abbiamo comunione con Dio, non siamo soli. Le risposte non arrivano subito. Dobbiamo continuare a pregare e a confidare nella tempistica di Dio, non la nostra, ma quella di Dio. E perciò dobbiamo perseverare nella preghiera. E la chiave è confidando in Dio. Stiamo confidando che Dio sta lavorando e anche se non vediamo i risultati immediati, oh alleluia, il Signore ci darà quello che Egli ha determinato nella sua onnipotenza. La preghiera non è solo una richiesta, ma è una costante comunione con Dio, permettendogli di agire nella nostra esistenza, nella nostra vita. Cerchiamo l'importanza della preghiera come strumento di connessione con Dio, o di scoperta della sua forza, del suo amore, di ritrovare speranza, di perseverare nei momenti di difficoltà. Quando perseveriamo in questa fede, il nostro spirito si rafforza e iniziamo a vedere la trasformazione della nostra vita alla presenza del Signore. Non siamo soli, come stiamo dicendo, abbiamo una battaglia spirituale, ma c'è anche la Chiesa. Universale che prega per i credenti, per i figli di Dio. E perciò noi dobbiamo fidarci nel Signore. Tutto andrà bene quando noi confidiamo nel Signore, perché il Signore fa cooperare le cose al bene per coloro che confidano nel suo nome, non come vogliamo noi, ma come Egli ha determinato. Tutto andrà bene. Dobbiamo imparare a fidarci completamente di Dio e a renderci alla sua volontà. Se noi ci arrendiamo alla volontà del Signore, noi troviamo pace, forza,
certezza nella nostra preghiera costante. Dio ci ha assicurato la vittoria. La fede in Dio non solo ci sostiene, ma ci trasforma e ci porta a una nuova vetta spirituale. Anche se le prove sono difficili, fratello e sorella, io comprendo che avrai molte prove nella tua vita difficili, ma la ricompensa è grande. Oh, alleluia, perché il nostro culto al Signore, il nostro vivere è sacro, perché Lui è il sacro nella nostra esistenza. Quando noi sentiamo che il nostro spirito è debole, non dobbiamo aspettare, dobbiamo immediatamente andare ai piedi del Signore, alleluia, per ricevere forza. Se notiamo che è qualcosa di negativo nella nostra vita, dobbiamo rifiutare qualsiasi opera dell'avversario, cercare la causa del problema. Esaminare a volte anche la nostra vita passata, le nostre relazioni, per identificare eventuali problemi che potrebbero aprirci a influenze negative. La parola di Dio ci incoraggia ad avere questa fede in Dio, ad agire in un modo proattivo per rafforzare la nostra vita spirituale e a ricercare la sua guida, la sua potenza in tutti i momenti. La chiave, ripetiamo continuamente, è la preghiera costante, intensa comunione col Signore. Alleluia. Fratello, sorella, devi pregare per la tua famiglia, per il tuo lavoro, per qualsiasi cosa che possa influenzare la tua vita spirituale. Quando ti senti libero da un peso spirituale, significa che hai individuato la causa e puoi risolverla con l'aiuto di Dio. Non lasciare che il tuo spirito agisca da solo. Dovresti avere un controllo consapevole del tuo spirito con la collaborazione con lo Spirito Santo. Uno spirito attivo, inflessibile, non compie la volontà di Dio. Abbiamo bisogno di avere uno spirito docile e pronto a rispondere alla guida dello Spirito Santo. Ecco, lo Spirito Santo parlava e così prestò Anania attenzione a quello che il Signore disse nella sua vita. Lo Spirito Santo parlò e anche Barnaba e Paolo sono stati consacrati per una missione. Quando lo Spirito, alleluia, ci fa attenti, noi siamo con uno spirito docile e pronto per rispondere sotto la guida dello Spirito Santo. Noi dobbiamo fare attenzione alle nostre esperienze spirituali, soprattutto quando ci sentiamo disconnessi o percepiamo che il nostro spirito non collabora con Dio. Allora dobbiamo resistere a tutte le distrazioni. Oggi ci sono molte distrazioni. Prima la gente andava al teatro, andava al cinema, queste cose è diminuito molto. Ora la gente non ha bisogno neanche di uscire da casa, può benissimo aprire il suo computer o il suo cellulare e avere molte distrazioni. Noi dobbiamo resistere alle distrazioni che ci impediscono di raggiungere una comunione col Signore. Dobbiamo esaminare il nostro spirito costantemente, sto per concludere. La condizione del nostro spirito dovrebbe essere la parte più forte di noi, perciò lo spirito in noi guida la nostra anima e il nostro corpo. Quando è lo spirito indirizza l'anima e il corpo. E per noi è importante, per concludere, la consapevolezza e il controllo del proprio spirito. Dobbiamo coltivare una relazione costante con lo Spirito Santo e resistere alle distrazioni che possono impedirci di essere in ascolto di Dio. Qualsiasi cosa il peccato vorrebbe, con le astuzie dell'avversario, allontanarci, fare un muro di barriera fra noi e Dio. Perciò, per essere ricolmi di Spirito Santo, dobbiamo bene camminare con lo Spirito Santo. Alleluia. Per essere ripieni di Spirito Santo, dobbiamo obbedire alla parola del Signore, continuamente
cercare la preghiera. La preghiera è stato il mezzo che la Chiesa continuamente, basta leggere i Fatti degli Apostoli, qualsiasi cosa si faceva pregando. Hanno chiesto che il Signore mandasse la promessa dall'alto e questi iniziarono a pregare intensamente. Ci dice che loro pregarono per 10 giorni, sono stati attivi fino a quando è venuto il giorno della Pentecoste, e quando venne il giorno della Pentecoste loro stavano appunto in comunione col Signore. Benedizioni giungono nella nostra vita se stiamo in comunione col Signore e guardiamo ben dentro di noi per vederci con la parola del Signore. Se noi ci scrutiamo con la parola del Signore, noi non soltanto veniamo trasformati secondo l'immagine della parola ci proietta del nostro Signore Gesù Cristo e perciò cresciamo in Lui, ma nello stesso tempo incominciamo a vedere che l'opera del Signore produce nella nostra vita frutto, perché siamo in connessione con Lui, siamo in connessione col Padre, siamo in connessione col nostro Signor Gesù Cristo che ha pagato il prezzo per i nostri peccati, e siamo in connessione con lo Spirito Santo che si muove in mezzo alla Chiesa tramite la preghiera, lo studio della parola. Alleluia, saremo ancora ripieni di Spirito Santo. Guardiamo dentro di noi, gettiamo fuori tutto quello che a Dio dispiace e accogliamo tutto quello che gradisce il Signore tramite la sua parola. Vi invito ad alzarvi